Che problema abbiamo con i giochi nuovi? Secondo un report pubblicato da Newzoo, nel 2023 il 61% delle ore spese con i videogiochi si concentrerebbero con titoli più vecchi di 6 anni. Per dirlo in altri termini, passiamo tantissimo tempo a giocare a roba vecchissima e dedichiamo invece poco tempo, poco del nostro tempo libero agli ultimi titoli lanciati sul mercato. E questo è un dato piuttosto interessante che ci spinge anche a fare qualche riflessione in merito. Innanzitutto è bene specificare che di questo 61%, ben il 27% si concentra in soli 5 titoli, che sono esattamente Fortnite, pubblicato nel 2017, GTA V del 2013, Minecraft del 2011, League of Legends del 2009 e addirittura Roblox del 2006. Parliamo naturalmente di giochi che nel corso degli anni, aggiornamento dopo aggiornamento, si sono costantemente rinnovati, cambiando spesso anche pelle rispetto a come erano stati concepiti originariamente. Tra questi l'esempio più eclatante è naturalmente rappresentato da Fortnite, gioco che più di altri anno dopo anno ha saputo inseguire con successo alcuni trend, ad imporne di nuovi, a espandere il concetto di videogioco e che nel farlo ha spesso anche coinvolto artisti, brand di altri media, insomma di restare sulla cresta dell'onda e per forza di cose tenere vivo l'interesse degli utenti. Tuttavia fa specie che, fatti i dovuti calcoli di questo report del 2013, si scopre che solo l'8% del nostro tempo è stato destinato a giochi di quell'anno lì, del 2023, e si scopre che Diablo 4, Hogwarts Legacy, lo stesso Baldur's Gate 3, quindi parliamo di giochi anche dall'ampio richiamo, si sono dovuti accontentare dello 0, qualcosa del nostro tempo libero. Percentuali quindi che fanno molto riflettere sullo stato di salute dell'industria, ma anche sulla percezione globale che gli stessi appassionati hanno del mercato videoludico. In un tale spaccato di realtà offertoci da questo report, viene quindi naturale domandarsi che speranza di sopravvivenza abbiano certi indie, certe IP nuove di zecca a fronte di una concorrenza sempre più spietata, perché non dimentichiamoci che l'offerta, le produzioni che annualmente si affacciano sul mercato sono sempre di più, e soprattutto a fronte di questi giochi che sembrano immortali, che non vogliono andarsene in pensione e che continuano soprattutto ad attirare così tanto pubblico. Viene così a crearsi il paradosso secondo cui una certa fetta di videogiocatori si è stancata di sequel, remastered, remake, una stanchezza assolutamente anche condivisa, comprensibile, giustificatissima. Però il mercato, ci dà delle risposte diverse. Con i suoi dati ci dà uno spaccato di utenza che è diversa da quella che ci aspetteremmo. La sovrabbondanza di nuove produzioni che si gettano sul mercato non fa che frammentare ulteriormente il potenziale pubblico di ogni singolo gioco. Il mercato mobile influenza, determina le scelte strategiche di software house e publisher. I giochi free to play a loro volta non fanno altro che assolutamente avere il loro peso nelle scelte dei videogiocatori. Il caso Concord da questo punto di vista è abbastanza esplicativo. Insomma, il futuro dei videogiochi, così come li abbiamo concepiti fino ad oggi, così come li concepiscono i più grandi appassionati, è assolutamente incerto. Di sicuro c'è solo che ci piacciono i videogiochi vecchi.